Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale, eccoci qui con un nuovo video e oggi parliamo di Hot Boy. Come per ogni artista di questo format parleremo di tutta la sua vita, dall'infanzia alla carriera musicale e ci soffermeremo in questo caso soprattutto sul suo arresto dell'anno scorso per accuse RICO, andando a fare un quadro generale di quello che è successo. Come al solito prima di cominciare mi piace, commento, iscrivetevi al canale qualora non lo foste, mi raccomando qui sotto in descrizione trovate sia il canale secondario, tutti i social, tutte le playlist del rap americano. E mi raccomando, scrivetemi anche nei commenti il nome di un artista di cui vi piacerebbe sentirmi parlare. Javari Lath Walker è nato il 13 giugno 2000 ad Orlando, in Florida. Uno dei numerosi rapper della Florida che in questi anni sta facendo particolarmente bene. C'è da dire che l'epicentro della scena della Florida probabilmente è a Jacksonville, lui è a Orlando, però ci sono altri rapper in questa città come Glock 9. Inizia a rappare, pensate un po', all'età di 7 anni, però chiaramente prima di sentire le prime canzoni effettive, reali, dobbiamo aspettare un po', inizierà a droppare musica nel 2016. Tra le sue influenze più grandi musicali troviamo rapper come Lil Wayne, Richomi Kwan e ovviamente Kodak Black, che possiamo considerarlo un po' il padre di tutti i rapper della Florida. Proprio nel 2016 si ritrova a scontare una pena di 2 anni, quindi fino al 2018, per violazione di proprietà privata. Ed è proprio durante questo periodo che Hot Boy decide di prendere la musica sul serio. Già aveva fatto uscire qualcosa prima di entrare in questo istituto minorile, però una volta uscito si dedica ancora di più alla musica, droppando singoli con video su YouTube. Inizia a guadagnare sempre più successo, iniziando a creare la sua piccola fanbase locale e riesce anche a collaborare nel 2020 con rapper come Stanna for Vegas e Rylo Rodriguez. Il 27 aprile 2020 ecco Don't Need Time, che può definirsi la prima vera hit del rapper. La cosa più interessante di questo singolo è che è stato dedicato a Wolf, un amico di Hot Boy venuto a mancare. C'è anche il video su YouTube che è stato girato durante il suo funerale e infatti sia Hot Boy che tutti i suoi amici sono pieni di armi. Questa cosa ai tempi gli diede una bella spinta, perché comunque un video del genere è andato subito virale. Pensate che il singolo attualmente ha 50 milioni di streaming su Spotify e qualche mese più tardi verrà anche remixato da Lil Baby. Il 22 maggio ecco Cut The Fan On, il primo mixtape del rapper. Un progetto di 17 tracce che mette in mostra tutta la sua versatilità. Come la maggior parte dei rapper della Florida, l'influenza di Kodak Black si fa sentire parecchio, ma allo stesso tempo Hot Boy mantiene uno stile molto originale, alternando bangers a canzoni più introspettive. Dopo l'uscita dell'album riesce anche ad assicurarsi un feat di Polo G nella canzone Got Talk 2, la cui prima parte si trova proprio in Cut The Fan On. L'11 dicembre invece ecco Double O Baby, il primo album ufficiale del rapper. Tra gli argomenti dell'album vengono affrontati anche temi come il razzismo e in generale tutti i problemi e le difficoltà che ha la comunità africana-americana. Gli episodi più iconici di cui si parla sono la morte di George Floyd, che però oltre Hot Boy ha influenzato un po' tutto il rap americano, ma anche quella di un certo Salaties Melvin, spero di averlo pronunciato correttamente, che è un amico di Hot Boy ucciso dalla polizia. Le tracce in cui questo genere di tematiche viene più affrontato sono Malcolm X con Pusha T, Police Brutality e Problems. Come avete avuto modo di vedere, Hot Boy è un rapper molto molto attivo e tra un album e l'altro escono diversi singoli. Uno di questi è Nobody Special, uscito il 28 maggio con ospite d'onore Future. Ad oggi vanta di più di 28 milioni di streaming su Spotify e 23 milioni di views per il video su YouTube. Oltre ad essere una hit, è una conferma del fatto che Hot Boy piano piano sta incominciando ad avere rispetto anche dai più grandi della scena. Il 12 luglio 2021 Hot Boy si consegna alla polizia di sua spontanea volontà. Era ricercato per accuse RICO e innanzitutto spieghiamo cosa sono le accuse RICO per chi non lo sa. Il termine RICO è un acronimo che sta per Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act ed è una legge federale statunitense emanata negli anni 70, ideata per combattere il crimine organizzato, soprattutto ai tempi di tipo mafioso. Secondo questa legge, se tu fai parte di un'attività criminale, che chiaramente per essere tale vuol dire che compie dei reati, anche se quei reati non li compi tu in prima persona, ne paghi le conseguenze perché fai parte dell'attività criminale. Faccio un esempio stupidissimo per farvela capire subito: se io sono in una gang di strada con Hot Boy e Hot Boy ruba una macchina,
macchina, nonostante quella macchina non l'ho rubata io, ne pago le conseguenze, quindi vengo denunciato anch'io perché faccio parte appunto di questa gang di strada. Ora, pensate un po' negli anni questa legge quanto è andata a rovinare carriere di artisti. Basta pensare all'ultimo esempio, il più lampante, probabilmente uno che diventerà tra i più iconici, quello di Ian Tug e di tutta USL. L'intera USL è stata definita più che una label discografica, una gang di strada, e comunque ne ho parlato in un video che ve lo lascio in descrizione in modo tale che se volete farvi un'idea, lì avete sicuramente modo di analizzare tutto il meglio. Ora concentriamoci su Hot Boy. Il suo arresto non è stato l'unico, perché è stato coinvolto in un'operazione molto più grande di lui, chiamata X-Force, che ha portato all'arresto di 34 persone totali. Queste 34 persone essenzialmente sono divise in membri di due gang, la 438, che sarebbe appunto la gang di cui fa parte Hot Boy, e la Army Gang, di cui invece fa parte Glock 9, che abbiamo citato prima. Queste due gang ad Orlando si scontrano già da diverso tempo, e purtroppo in questi scontri ogni tanto hanno causato danni a cose, ma soprattutto persone. In particolare sono 4 le vittime nate dai loro scontri, secondo quanto dice la polizia. Daquan James Felix Jr., una bambina di 3 anni che si è trovata coinvolta in un drive-by. Dennis Joshua Atkinson, un'altra vittima di un drive-by. Dexter Renz, che frequentava le superiori e aveva da poco ottenuto una borsa di studio a Louisville grazie alle sue skills nel football, ucciso anche lui in un drive-by mentre era al funerale di un suo amico. E Tyvia King, una ragazza di 16 anni che un giorno all'uscita di scuola, invece di prendere l'Uber come faceva di solito, ha accettato il passaggio di un amico del fratello, e purtroppo poi entrambi sono stati raggiunti strada facendo da un altro veicolo che ha aperto il fuoco. Insomma, a grandi linee è questa la situazione che si vive ad Orlando a livello proprio di attività locali, e questa è l'operazione che appunto ha comportato l'arresto di 34 persone, alcune delle quali hanno un sacco di accuse al loro carico. Per esempio Glock 9, che se già lo conoscete, lui è una testa calda ormai da anni. Pensate che a 18 anni era stato già 12 volte in galera, e infatti un'accusa tira l'altra, rischierebbe fino a 32 anni di carcere. Per fortuna per Hot Boy la sua situazione è un po' più tranquilla, infatti lui attualmente è libero dopo aver pagato una cauzione di $750,000. Chiaramente non è una libertà effettiva, nel senso che lui accusa a suo carico ne ha e dovrà sicuramente affrontare dei processi, però fin quando questi processi non arrivano, quantomeno non starà in carcere. A differenza di quello che sta succedendo a Ian Tug e Ganna, per esempio, proprio negli ultimi giorni a Ganna hanno negato per la seconda volta l'uscita con cauzione. Tuttavia, torniamo a parlare un po' di musica. A dicembre esce Life of a Hot Boy, un nuovo album del rapper. In questo caso troviamo un Hot Boy un po' più riflessivo, che sa di aver commesso errori, ma sa che è anche tutto nelle sue mani, e quindi se vuole può porre rimedio. Sicuramente ad oggi è il suo progetto più maturo. Come in ogni suo album, non mancano i banger, per carità, però in questo caso le canzoni più introspettive forse hanno quella marcia ancora in più, perché si vede che è un ragazzo che comunque è maturato, ed è anche l'ultimo album che ha droppato fino ad oggi, motivo per il quale questo era Hot Boy a grandi linee. È un rapper classe 2000, quindi oltre che è giovanissimo, chiaramente ha ancora una vita e una carriera da vivere, sperando che appunto i suoi processi possano andare bene. Io ci sto davvero in fissa, lo trovo uno delle migliori scoperte dell'anno scorso / 2020, e non posso fare altro che consigliarvelo. Magari vi consiglio di partire proprio con Cad Fenon, che forse è il progetto che io personalmente ho apprezzato di più suo tra questi, ma sono tutti molto validi. Voi cosa ne pensate? Hot Boy già lo conoscevate? Qual è il vostro album preferito? Cosa ne pensate di questa operazione X-Force, della guerra tra gang che c'è ad Orlando? Scrivetemi tutto questo qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi al canale, e trovate in descrizione anche il mio secondo canale. Se invece siete già iscritti entrambi, complimenti, non vi resta che attivare la campanellina, mi raccomando. In descrizione trovate tutti i miei social, le mie playlist, l'account TikTok, il gruppo Telegram, mi raccomando, seguitemi ovunque. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat.